Ci siamo, giorno d'uscita del nuovo film di Evangelion. Sono qui, seduto, con lo schermo in registrazione, non vi farò vedere nulla, non so ancora come strutturerò questo video, non penso che farò spoiler, ma è probabile che succederà, quindi non lo so ancora. Perdonatemi, ma dura 2 ore e mezza il film. Buttiamoci. Nei film precedenti di Evangelion. Meno di un'ora, minuto 54. Qua, secondo me, è il punto di svolta del film. Qua inizia la parte seria. Nella serie 7 in avvenimento! Quantità non rilevabile! Sono veramente troppi! Eva Sirius! Oh no! Che cazzo sta succedendo? A un'ora e mezza, che cazzo sta succedendo? No, va bene, no, che cazzo, no, che cazzo mi stai dicendo? No, che cazzo mi stai dicendo? No, vabbè, vaffanculo, dai. Fottimi, Cristo. Ho sempre avuto ragione, ho sempre avuto ragione. Porca troia! Ho i brividi! Yumi. Madonna, l'hanno fatto veramente, no? Cristo! I brividi dappertutto! Guarda qui i brividi! Voglio piangere! Che io sono intrappolato all'interno di un loop infinito. Ha detto loop infinito! Ha detto la parola loop infinito! Ha detto la parola loop! L'ha fatto veramente, l'ha fatto! No! No, cazzo! No! È incredibile come un finale di una serie come può essere quella dei Rebuild di Evangelion possa veramente colpire duro. E per duro intendo veramente che io, quando l'ho finito di vedere e sono andato a lavorare, ho passato tutto il tempo così. Sguardo perso nel vuoto, cervello che continuava a mandare in loop la canzone dei crediti. Credetemi, veramente sono rimasto basito e non riuscivo più a ragionare per tante motivazioni che ora vi spiegherò. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of MAD, manga, anime e dintorni. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata che non vedevo l'ora di fare e in parte anche che non vedevo l'ora di non fare perché ho così tanto in testa dopo averlo visto che non sono sicuro neanche di riuscire a spiegarmi. Sono così full di cose che veramente non ho idea se saprò spiegarmi al meglio. Partiamo già col dire che questa discussione sarà una discussione free spoiler. Questo vuol dire che cercherò di essere più vago possibile, ma comunque concentrico negli argomenti. Per le discussioni più precise e più spoilerose, ne riparliamo da settimana prossima. C'è davvero tanto di cui parlare e ho bisogno di parlarne perché forse
quello che ho visto non posso tenerlo solo per me. Credetemi, per le persone che effettivamente mi seguono per questa rubrica e che seguono nello specifico Evangelion, credo che abbiano pensato quello che io ho pensato e effettivamente guardarlo da solo senza poterne discutere è quasi una maledizione come quella degli Eva, perché ti devi tenere tutto dentro. Perché effettivamente se ne parli con qualcuno che non conosce Evangelion o che ancora non ha visto questo film, veramente gli parli di un mondo completamente diverso dal tuo, un mondo completamente ricostruito da zero, un mondo che effettivamente non è il tuo, ma che lo fai tuo una volta che lo assimili. E sto usando queste parole non a caso, perché queste parole racchiudono effettivamente quello che è stato il finale del rebuild. E credetemi, non me lo sarei mai aspettato io in 2 ore e mezza di film. Tutto quello che è successo non me lo sarei aspettato, perché una parte è tranquilla, lenta, si prende i suoi tempi, ti fa godere effettivamente dell'animazione, dei personaggi, della storia, per poi prendere una piaga più action, più attiva, più veloce, più combattiva, e arrivi alla parte finale. La parte finale, Dio mio, più complessa, più, Madonna mia, talmente piena di cose che veramente sono rimasto lì che non riuscivo più a ragionare. Credetemi, la conclusione di ogni personaggio è stata buona, ogni personaggio ha ricevuto il suo tempo, ogni personaggio ha avuto la sua parte nella storia e quella parte si è conclusa con questo film. Non ci sono personaggi che sì, sono morti perché sì, o personaggi che effettivamente sono scomparsi perché no. E questo ci porta effettivamente a un personaggio che è scomparso. Il personaggio di Kaji, che tu dici ok, ma che fine ha fatto nel terzo film? In questo film ti spiegano anche che cosa è successo, qual è stato il suo ruolo, perché Kaji è stato importante anche in questa storia, perché Kaji uno lo prende come un personaggio così, sì perché sì, ma in realtà anche nella serie animata o nella serie dei manga, Kaji ha un'importanza vitale che può essere non così esponenziale come quella di Shinji, Asuka e Rei, ma Kaji ha un'importanza vitale nella storia, è quello che ha spinto Shinji a risalire sull'Eva, è quello che ha aiutato anche in parte Gendo a realizzare il suo piano, è colui che ha cercato e infine è riuscito a fermare il piano di Gendo in quest'ultimo film. Lui ce l'ha fatta. Kaji ha vinto laddove molti altri hanno fallito, ovvero nel fermare Gendo, ovvero nel fermare un personaggio egoista. Gendo è il personaggio più egoista che potrai trovare in questa serie, eppure il suo egoismo lo porta comunque a essere un buon personaggio, perché quell'egoismo non è un egoismo ah voglio distruggere il mondo perché sono cattivo, ah voglio rifare il mondo perché fa schifo. No, l'egoismo di Gendo è tutto giustificato, l'egoismo di Gendo è una motivazione e una motivazione sola, quello è il pensiero di Gendo, e dall'inizio alla fine Gendo continuerà su quella linea solo per raggiungere quell'obiettivo, fregandosene effettivamente delle conseguenze, ma arrivando a quell'obiettivo, cosa che ha fatto anche Shinji nel secondo film, fregandosene delle conseguenze, ha portato all'impact che porta poi al terzo film e in seguito al quarto film, e lì Shinji capisce, ok, quello che ho fatto io è stato egoista effettivamente, l'ho fatto per le mie ragioni, ma l'ho fatto perché dovevo farlo, perché volevo farlo. E questo è quello che fa anche Gendo. Gendo rifiuta tutto, rifiuta la realtà, decide di spingersi oltre le barriere divine per poter arrivare al suo fine ultimo. E nonostante sia sbagliato tutto ciò, fu Yutsuki, un altro personaggio che uno può dire sì è lì di contorno, ma non è così. Anche fu Yutsuki ha una parte importante nella storia, soprattutto in quest'ultimo film. C'è un pezzo in cui fu Yutsuki praticamente è solo lui, ed è importante che sia solo lui, perché fu Yutsuki è importante anche lui nella storia, come lo è anche nel manga. Fu Yutsuki
porta con sé tutto ciò che era precedentemente Gendo e anche Yui, ed è Yui il punto focale anche per Fuyutsuki, il punto che lo spinge a dire: ok, Gendo è un cazzone, ma il suo piano mi porta comunque a riavere Yui, anche io sarò felice di questo piano. Non me ne frega un cazzo che moriranno tutti e ricostruiremo tutto il mondo. Va bene così. E se da una parte c'è questo egoismo perverso, dall'altra parte la Wille rifiuta questo egoismo. Non vuole che tutto ciò venga annullato. Vuole che effettivamente gli errori degli uomini rimangano e che effettivamente le cose giuste che sono state create anche in questo clima distruttivo rimangano, perché questo che è effettivamente l'essere umano. Gli esseri umani camminano sui propri errori, perché i propri errori sono le fondamenta per un futuro migliore, ed è la cosa che spinge la Wille a contrastare la Nerv, ciò che effettivamente spinge ancora Misato a combattere per una guerra che magari non è più sua, ma che è di tutti, una guerra che riporterà effettivamente la pace, passatemi il termine, nella vita di tutti, in un modo o nell'altro. Ma che alla fine vincessero loro, vincesse la Wille, si sapeva fin dall'inizio, in cuor mio effettivamente, che sarebbe stato Shinji il punto focale di tutto, cambiare o rimanere così, ed è questo il punto. Se tu pensi a The End of Evangelion, Shinji decide di riportare tutto alla normalità, mentre nella serie di manga no, rifacciamo un mondo ma senza gli Evangelion. In questo mondo si spacca anche questo, si va sia in un mondo sia nell'altro e si portano tutte le idee, perché ciò che succede in The End of Evangelion non è un mondo a parte a questo punto, non lo è mai stato. Ed è lì, su quella spiaggia sporca di sangue, che Shinji e Asuka hanno la loro ultima discussione. Una discussione corta, per carità, ma che alla fine ti fa capire tutto, ti fa veramente aprire il mondo e dici: wow, effettivamente tutto ciò è successo anche in End of Evangelion. Ancora una volta poi succede una cosa che non mi sarei aspettato, una scena in cui piano piano dall'animazione ritorna tutto alla bozzetta fatta a matita e si vede l'animazione pezzo per pezzo che va a dissolversi, dall'animazione complessa al semplice schizzo che viene mosso a mano praticamente. E ti fa capire: wow, quindi Shinji sta davvero riscrivendo e cancellando tutto quello che è stato una realtà. Ti fa capire che la sta per ricreare. Ti fa capire: ok, ho realizzato quello che dovevo. Io, Shinji Ikari, non ho più bisogno di questo mondo. L'ho completato. Non sto più soffrendo per le motivazioni del passato e non sono più in ansia per le motivazioni del futuro. Io sto vivendo la mia vita e questa vita voglio che sia una vita senza Evangelion, come lo è stato per una volta, come lo è stata per la seconda volta e lo è stata anche per questa volta. Shinji desidera una vita tranquilla, una vita semplice, una vita che comunque ha compreso gli Evangelion, perché gli Evangelion hanno portato il suo futuro attuale, ma non ce n'è più bisogno, non c'è più bisogno degli Evangelion. Shinji, Rei, Asuka e Mari, oh Dio mio, Mari, adesso ne parliamo, hanno raggiunto il loro scopo. Gli Evangelion hanno finito, non servono più. L'umanità adesso è salva, tranquilla ed è stata ricostruita in un mondo senza Evangelion. Ma è qui che appare per l'ultima volta anche Mari, salutando il suo Evangelion, denominato l'ultimo degli Evangelion, perché mentre tutti gli altri sono scomparsi, Mari arriva a bordo del suo Evangelion, ne esce, lo saluta e addio anche al suo. Il suo ultimo Evangelion ha completato anche lui il suo compito, ha portato Mari anche in questa realtà, cosa che nel manga e nella serie originale non è successo. Mari non è arrivata dove è arrivata adesso. Ed è qui la spaccatura totale, la spaccatura totale. Se per una volta Shinji era solo nella serie originale dell'anime e tutti gli appaiono attorno,
Poi nel finale di The End of Evangelion e anche nel finale del manga, Shinji è solo con Asuka, perché nel finale del manga si rincontrano e nel finale di The End of Evangelion sono solo loro due sulla spiaggia rossa di sangue. Questa volta no, questa volta non c'è Rei, ma c'è Mari. Shinji e Mari sono gli ultimi due rimasti prima della ricostruzione totale. Alla fine del bozzetto disegnato a mano, riappare Mari, c'è Shinji, e questa è la conclusione. Ti porta a dire effettivamente, cavolo, alla fine ce l'hanno fatta tutti, tutti hanno vinto in pratica. Anche i personaggi che sono scomparsi hanno vinto a modo loro, hanno raggiunto il loro obiettivo, hanno realizzato il loro scopo e quella è la loro vittoria. Effettivamente sì, hanno abbandonato la vita, ma hanno raggiunto il loro scopo, hanno finito tutto quello che dovevano fare e hanno chiuso il loro capitolo, rincontrandosi magari con le persone morte da un'altra parte. Il mio discorso può essere stato il più complesso che ho mai fatto, perché dovevo essere vago, non potevo essere preciso, perché questa era una discussione free spoiler, il più possibile almeno, e credetemi, forse mi sono anche liberato di un peso adesso avendone parlato con voi, e non vedo l'ora di essere specifico da settimana prossima, porca troia, analizziamo ogni singolo pelo del buco del culo di ogni personaggio, perché ne ho bisogno, io devo parlarne e prima di riparlarne me lo rivedo ancora, mi faccio la maratona di tutti quanti i film pur di parlarne in modo preciso. Credetemi, quest'ultimo film è stato incredibile, non potevo credere a tutto ciò che vedevo, credetemi, è stato wow. Sono rimasto sconvolto alla fine del film, in modo positivo, e credetemi, l'attesa forse ne è valsa la pena. Forse più di molti altri giochi che ho atteso per molto più tempo anche. Vero Borderlands? Vero? Anche tu Kingdom Hearts, non è che ti sei salvato mica, eh? Non me lo dimentico, Remind, io. Ed è lì, su quell'ultimo finale, che una frase, già detta in un altro trailer, realizza tutto. Sayonara Evangelion. Ho i brividi solo a pensarci, perché se ripenso a come tutto è iniziato dal lontano 2000 su MTV, che lo guardavo la sera, ad oggi nel 2021 a guardare un ultimo film per un'ultima volta, ti fa capire veramente come il tempo sia passato, come la storia si sia evoluta, come siamo evoluti noi, come si sono evoluti loro. E se siamo ancora qui a parlarne, è perché forse in fondo ne ho bisogno. Forse in fondo ho bisogno che qualcuno discuta con me di questa cosa, perché Evangelion è un prodotto così completo a modo suo che tenerti tutto dentro non è un bene, ne devi parlare con qualcuno, qualcuno che ti dica, ok, questa è la mia idea, quella è la tua idea, quella è la sua idea, e che alla fine, nonostante tutto, portino tutto a un unico baricentro, Evangelion, questa sfera che comunque una tua teoria, una mia teoria, racchiude sempre un unico concetto che è Evangelion. Ragazzi, lo so, questo discorso l'ho già detto, è stato molto vago, ma credetemi che da settimana prossima ogni singola cosa verrà analizzata nel modo preciso. Fino ad allora, sayonara Evangelion. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se e dovete questa volta dirmi qualcosa, ditemelo qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo a settimana prossima. E forse vi anticipo anche già che cos'è il prossimo discussione. Discuteremo di Shinji e un personaggio femminile in particolare. Non vi spoilerò nient'altro. Ciao a tutti!